buonasera, benvenuti. Siamo qui per ascoltare la conferenza di Francesco Solina dal titolo Quadri di un'esposizione, Le signore del barocco, storie di grandi pittrici nell'Italia della Controriforma. Le signore del barocco è anche il titolo della mostra omologa che Francesco Solinas con Valentin de Ber, conservatore del Museo di Gante, ha appena curato, si è inaugurato a ottobre e terminerà in pari 20 di gennaio assieme ad Alain Tapier e appunto che era Valentin de Ber. Devo dire che è un'occasione straordinaria, voi sapete che Francesco Solinas è maître de conférence al Collège de France, è un'occasione importantissima questa dell'Accademia di San Luca, perché avremo per un bel po' di tempo, almeno fino alla metà di febbraio, lo stesso professor Solinas per altre occasioni, vi ricordo il 31 per la commemorazione di Antonio Giuliano e il 6 febbraio invece per una conferenza dedicata a Giovanna Garzoni, di cui peraltro questa mostra di Gante attualmente espone corpus dell'intero album presente di proprietà dell'Accademia di San Luca, oltre che il quadro straordinario di Lavinia Fontana. Ecco, una mostra che è un po' il motivo conduttore, tra i motivi conduttori della ricerca e del lavoro di Solinas, che ricordo dall'84 al 94 è stato l'unico italiano a occuparsi sistematicamente del Museo Cartaceo di Cassiano del Pozzo, dei disegni diciamo della Royal Library, del Castello di Windsor e del British Museum. Per 10 anni è stato l'unico italiano coinvolto a occuparsi specificatamente di questo tema straordinario, perché Cassiano del Pozzo, ad assieme a Federico Cesi e l'erudito francese Nicolas Claude Fabri de Pellesque, il cardinale Francesco Barberini, sono stati un po' i suoi nomi tutelari all'interno della propria ricerca. Ricerca che ho visto scoprire cose straordinarie di Poussin, di Vouet, di Artemisia Gentileschi, di Pietro da Cortona e della stessa Giovanna Garzoni. E le frequentazioni di Francesco Solinas sono sempre state straordinarie, da quella con la Montagu a quella con Francis Asper, con Tullio Gregori e Luigi De Nardis. Ricordo che si è formato alla Normale con Paola Barocchi, all'Università di con Paola Barocchi, ecco. E quindi il ruolo suo conoscitivo e propositivo è rimasto ininterrottamente straordinario per tutti questi anni. Siamo contentissimi all'Accademia di San Luca, oltretutto ha dato con grande generosità una disponibilità all'interno del catalogo, il corpus dedicato all'album cartaceo su disegni di carta pecora della Garzoni, un album di 20 fogli con 25 con 22 disegni, con 22 acquarelli e mi pare 7 disegni durariani o diciamo che fanno riferimento agli animali e una veduta durariana. Ecco, non voglio anticiparmi molto altro, ci riserviamo poi magari di costringerlo a rispondere ad alcune nostre questioni alla fine del suo intervento. Grazie e buon lavoro. Innanzitutto grazie di questo invito. Un attimo di riflessione, perché giustamente un'amica mi diceva, un'amica che è venuta stasera mi diceva che appunto stasera oggi è l'anniversario della morte di un nostro caro amico 5 anni fa, che prendeva la vita a Don Donni Braccelli, che era nostro amico. E poi un ricordo che si doveva fare, che dovevamo fare, e poi naturalmente ringrazio il professor Loschini di questa immensa disponibilità e del suo personale, costituito da giovani bravissimi, conservatori, amministratori, segretari estremamente precisi e grandi lavoratori, che ci hanno concesso per questa mostra di Gant, ci hanno concesso 2 prestiti straordinari dell'Accademia, di questa Accademia. Questa Accademia, che voi sapete, è una delle prime al mondo dedicate ai pittori, agli artisti, una delle più famose, una delle più prestigiose nella storia dell'arte,
una di quelle istituzioni che magari oggi vediamo un po' come un po' passate, se vogliamo, anche se l'attività qui è estremamente brillante, è diventata sempre più brillante, anche dedicata alle arti contemporanee, ma questa accademia era il centro della vita artistica europea, uno dei centri principali tra il 1580 e la fine del Settecento. Quindi questa accademia ha raccolto diverse protagoniste della pittura, quali appunto Lavinia Fontana, Giovanna Garzoni e naturalmente Artemisia Gentileschi. Quindi l'Accademia è il posto a Roma più intitolato per celebrare queste signore del barocco, queste signore, queste grandi artiste che sono ritornate alla ribalta un po' con la fortuna di Artemisia Gentileschi. Allora, l'anno scorso il Museo di Gand mi ha convocato con Alain Tapier e Valentin de Beers per fare un'ennesima mostra su Artemisia Gentileschi. A quel punto io ho detto, sentite, Artemisia è già stata abusata, inflazionata, gli si sono state fatte mostre con quadri che non le appartenevano, gli sono fatte attribuzioni senza una dietro l'altra, attribuzioni che non le competono. Artemisia è andata di moda per molto tempo e sempre di più adesso dalle grandi mostre di Milano del 2011 e di Parigi del 2012, nonché della piccola mostra di Pisa del 2013, e quindi naturalmente abbiamo preferito, io ho detto, scusatemi, cerchiamo le ragioni del successo di Artemisia. Chi erano le altre con Artemisia? Perché Artemisia? Come mai Artemisia, figlia di Orazio Gentileschi, è uscita fuori e ha cominciato a dipingere, tra virgolette, come un uomo, cioè con la stessa qualità e importanza di un uomo, forse di più essendo donna, quindi più rara di un uomo, più assolutamente ricercata di un uomo. Perché? Perché c'era stato un movimento chiaro e c'era stato anche un movimento, se vogliamo, politico, c'era stato un movimento estremamente decisivo da parte della Chiesa di Roma nel attribuire a queste grandi pittrici, a queste grandi artiste che fino ad allora erano rimaste nell'oscurità, fino ad allora erano chiuse nelle loro case, nelle case dei loro padri, magari a disegnare per loro, magari a preparare i colori per loro, come la Tintoretta, la famosa figlia di Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, la leggendaria Tintoretta, della quale non si conoscono opere sicure, neanche l'autoritratto degli Uffizi è neanche l'autoritratto degli Uffizi è sicuramente attribuibile a lei. Quindi queste artiste escono dal loro anonimato, dalla segretezza delle case dei loro genitori. Quando escono? Escono quando Roma, subito dopo il Concilio di Trento nel 1563, l'ultima seduta del Concilio di Trento, quando si riafferma l'importanza delle immagini sacre, del culto delle immagini sacre contro l'iconoclastia protestante, contro l'iconoclastia protestante che stava distruggendo in Europa dipinti, tutta l'arte sacra francese, ricordava Jacques Tuyer, purtroppo non esiste più perché è stata o distrutta da 30 anni di guerra di religione in Francia, bruciata, o distrutta dalla rivoluzione francese. Quindi questa iconoclastia andava combattuta, si combatteva con tutti i mezzi,
si combatteva dal più semplice rito delle reliquie, quindi con un'immensità di falsi, di imbrogli, di cose di tutti i generi, sino alla pittura, all'alta pittura, alla grande pittura e all'apertura a queste signore pittrici. Signore pittrici che hanno in Sofonisba Anguissola, mi sposto di qua, hanno la prima grande interprete, ecco, vediamo qui. Questo è un dettaglio di Giovanna Garzoni con la firma su una delle miniature di Torino della serie Sabauda. Vedete la firma in alto, non si vede bene, ecco, ora si vede. Questa armatura Sabauda di Vittorio Amedeo I. La Garzoni era protagonista della mostra di Gao, una delle protagoniste della mostra di Gao, era la più celebrata miniaturista del secolo. Una sua pergamena di grandezza di circa 40x30 valeva più di un dipinto di Nicolas Poussin. Cioè la Garzoni era la più pagata. La Garzoni è qui. Questa invece è un'altra protagonista, Orsola Maddalena Caccia, figlia del Moncalvo, che diversamente dalle altre sue colleghe era rimasta chiusa in un monastero tutta la sua vita. Monastero costruitele dal padre per tenere lei e le sue sorelle più al sicuro in un monastero fortificato a Moncalvo, loro città d'origine, Piemonte, nel Monferrato, dove questa suora badessa ha dipinto tutta la vita queste immagini sacre, estremamente devozionali, estremamente legate anche alla pittura naturalistica floreale, come vedremo. E questa è Sofonisba, Sofonisba che è nata nel 1532 in una famiglia aristocratica di Cremona, abitante a Cremona ma non in origine di Cremona. Sofonisba praticamente è la prima grande pittrice e, come ci ricordava anche Paola Barocchi nelle sue lezioni sulle diverse vite, le diverse edizioni delle vite del Vasari, 1550 la Torrentiniana, 1568 la Giuntina, tra le differenze importanti è questa grande biografia, questa lunga biografia di Sofonisba. Sofonisba che aveva circa 32 anni nel 1568 quando scriveva Vasari, 64 scusate, ed era già alla corte di Madrid, pittrice del re Filippo II, maestra di disegno della regina Isabella di Valois, seconda moglie del re di Filippo II. Sofonisba è stata la prima grande pittrice accettata come tale anche dalla critica, anche dal difficile Vasari, che ne sottolineava i grandi meriti soprattutto nell'arte del disegno oltre che della pittura. Arte del disegno che in qualche modo permetteva a questa giovane donna di rappresentarsi in questo autoritratto di Lancôme, del polacco, di rappresentarsi come pittrice interprete del sacro. Vedete che lei dipinge questa vergine con il bambino in atteggiamento affettuoso e lei si raffigura come si erano raffigurati tanti altri pittori uomini, come interprete del sacro. Questa è una novità assoluta, una novità assoluta, ecco qui vedete il dipinto in mostra, la mostra di Gao, una novità assoluta che questa grande pittrice era riuscita a ottenere, a arrivare a quel punto grazie alla pratica del ritratto. Qui avete un altro ritratto delle sorelle sulla terrazza della loro casa a Cremona, fuori Cremona, di una villa fuori Cremona.
autoritratto, sempre ritratto e autoritratto, come nella piccola versione circolare su pannello straordinaria. Siamo qui sempre negli anni 1550 circa, 51-52, della Fondazione Custodia di Parigi. Sotto la prima sala della mostra di Gaon, che vedete è molto diciamo spaziata, sono opere messe molto in valore e sono opere che comunque difficili da reperire, difficili da ottenere, da avere, anche perché il budget della mostra era molto ristretto, quindi un budget ristretto che ci ha però consentito di avere opere, come vedete in questa sala, la piccola vetrinetta vicino alla porta è ospite il ritratto circolare della Fondazione Custodia, l'autoritratto di Lancourt, la madre Bianca Ponzoni, che vedremo, e la sorella Elena Monaca, la madre a Berlino e la sorella a Southampton in Inghilterra. Ecco la sorellina Elena, che poi è quella che è raffigurata all'estrema destra qui di profilo, la sorellina Elena che diventa monaca, la madre, signora appunto dell'aristocrazia lombarda, con tanto di zibellino dalla maschera d'oro, no? Con questi gioielli, se vogliamo, anche di famiglia importanti, considerata come uno dei più bei ritratti del Rinascimento, già alla mostra del ritratto italiano nel 1916. Sofonisba non era solo una pittrice di ritratti, come sapete, ma fu anche una grandissima pittrice di piccole opere sacre, come questa Fuga in Egitto, ricordo della Fuga in Egitto del Museo dell'Accademia Carrara di Bergamo, che abbiamo potuto avere restaurata grazie al conservatore Giovanni Valagusta, che tra una scoperta e l'altra ci permetteva di avere quest'opera, una scoperta e l'altra perché ha scoperto Mantegna, che ora è in mostra a Londra, ma ci permetteva di avere, ci concedeva questo prestito e faceva pulire questa teletta meravigliosa, già storicamente attribuita al Parmigianino, perché naturalmente le attribuzioni a Sofonisba non erano così facili da fare nella storia della pittura italiana tra 8 e 900. E così questa bellissima Pietà di Brera, anche questa ottenuta per la mostra, piccole dimensioni, quindi tavolette che lei poteva dipingere facilmente in casa, con questi paesaggi estremamente fantastici, estremamente fiabeschi, con questa narratività estremamente elegante e tenera, tenerissima. Vedete come la madre offre dei fiori al bambino, San Giuseppe lo abbraccia, o questa Pietà di derivazione sicuramente michelangiolesca, ma dalle figure più allungate, naturalmente con questo paesaggio al tramonto bellissimo, e anche questa è stata attribuita recentemente, vagamente venustiana, vedo qui l'esperta dei Venusti, però forse più bella in qualche modo, ecco. E poi quindi naturalmente dopo Sofonisba, dopo questo exploit di Sofonisba, che poi diventa una duchessa Moncada in Sicilia, sposa un grande di Spagna siciliano e si trasferisce, alla morte della regina Isabella di Valois, si trasferisce a Palermo, dove prende casa, dove abita con questo marito molto affluente, e purtroppo rimane vedova e rimane però a Palermo sino alla sua morte in tarda età nel 21. Parato dal vostro catalogo, sì. Qui fa anche un viaggio a Genova, sì. E sposa un altro, nel senso, oltre che avere avuto una vita intensissima e la più longeva di parte delle otto, però è anche quella che ha una vita più avventurosa, perché gli viene imposto dalla corte spagnola una sorta di marito, diciamo, di grande incarico dato alla corte, e lei rifiuta per andare con questo Moncada, tant'è che non può nemmeno essere pagata lei,
No, lei non poteva essere pagata, appunto come le grandi pittrici, lei prima grande pittrice non era pagata, era pagata in gioielli. Quindi loro tutte erano pagate in gioielli con collane d'oro, la stessa Lavinia Fontana, seconda protagonista di questa mostra di Gant, che è una mostra sinottica, è una mostra che non vuole coprire tutto il soggetto, per carità. Sicuramente ci sono state mostre prima, sotto altri angoli, che hanno studiato queste signore da altri punti di vista. Allora, da un punto di vista sociale, questa rarità delle donne pittrici interpretate in altre maniere. Noi l'abbiamo interpretata così perché ci pareva normale interpretarla così, perché erano tutte poi alla fine pittrici sacre, erano tutte, si cimentavano tutte, soprattutto si cimentavano tutte in grandi tele a soggetto sacro, perché Lavinia Fontana, che vedete qui nel piccolo autoritratto straordinario, da poco restaurato, dell'Accademia di San Luca, in prestito a Gant, straordinario ritrattino donato all'Accademia nell'Ottocento e acquistato sul mercato parigino, quindi le opere hanno viaggiato molto, questo è sicuro, c'è l'iscrizione datato lei alla spinetta con la cameriera, con questa serva che tiene la musica. Spesso in questi ritratti, autoritratti di donne pittrici c'è sempre una testimone, vedremo, c'è la testimone, c'è una testimone che è sempre la persona che avvalora la verità dell'immagine in qualche modo. E qui vedete come Lavinia si raffigura alla spinetta quale musicista, signora elegante, con questa serva che le pone la musica, e nello sfondo vediamo invece il cavalletto del pittore vicino alla finestra, pronto ad essere utilizzato da quest'altra protagonista che era una pittrice sacra per eccellenza, capace di grandi pale, di pale pittrice papale. Addirittura Gregorio XIII la nomina pittrice del Papa. Lei viene a Roma invitata e Consuelo Lollobrigida l'ha anche scritto in questo catalogo, il nostro cataloghino di Gant, come l'importanza che aveva preso Lavinia a Roma. Lavinia era figlia di un pittore, non era di una famiglia aristocratica, di un grande pittore che serviva l'aristocrazia bolognese. Ma nel momento in cui il bolognese Gregorio XIII la chiama a Roma, Lavinia diventa pittrice anche romana. Esegue diverse opere sacre di grandi dimensioni per le chiese e di dimensioni più ridotte, come questo piccolo, con questo pannello preziosissimo di una vecchia collezione, antica collezione fiorentina, di questa sacra famiglia col bambino e su tavola, che è stata anche questa concessa alla mostra di Gant. Pittrice di ritratti Lavinia lo è, lo dicono tutti i critici, la acclamano tutti. Luigi Lanzi, nella sua storia pittorica dell'Italia, la paragona a padre e dice anzi e trova che sia meglio del padre, ma il padre Prospero Fontana, grande ritrattista. Lavinia esegue ritratti di tutti i tipi, ritratti dal vero, ritratti idealizzati e soprattutto tra le diverse tele, questa immensa tela oggi a Dublino, già a Mantova, Palazzo Ducale, che raffigura Ester Assuero con tutta la corte, e praticamente un'allegoria del duca Vincenzo Gonzaga con la moglie Eleonora de' Medici e la corte compresa di nano e cane. E vedete questo ritratto della corte mantovana, ritratto delle dame di Eleonora de' Medici, con tutti i dettagli, con i gioielli, con questo paesaggio di sfondo molto ampio e
vediamo come appunto ritorniamo a questa pratica del disegno che era stata una costante della pittura femminile proprio perché le donne potevano dipingere negli interni, erano messe nelle stanze più private delle famiglie e la vigna, di cui qui vedete un bellissimo ritratto pubblicato per la prima volta nel nostro catalogo di Gant, di una collezione privata, vedete una gentildonna bolognese con tutti i suoi gioielli e tutta la sua ricchezza in un quadro molto bello che abbiamo avuto come ecco, con una straordinaria cornice qui è in mostra, ecco, ritratti come quelli di Artemisia, ancora poco noti, perché Artemisia Gentileschi non è solo la pittrice delle Giuditte, fu anche una grande ritrattista. Questo ritratto, identificato, avvalorato da Gianni Papi e Roberto Contini nella prima mostra su Artemisia a Firenze alla Casa Buonarroti, è un ritratto in collezione privata svizzera che forse può rappresentare la principessa di Albano, Costanza Savelli, come testimoniano alcune delle lettere che ho avuto la fortuna di rinvenire nell'11-2011 nell'archivio Frescobaldi, dove appunto Artemisia raccontava all'amante che lei c'era questa principessa romana che chiedeva assolutamente un suo ritratto, che lei stava dipingendo un suo ritratto. Quindi ritratti anche dalla parte della nostra suora Orsola Maddalena Caccia, che in questa grande pala di Moncalvo raffigura il padre come San Luca, il padre pittore che non solo era pittore, quindi come San Luca rappresenta, vedete la Madonna col bambino e tutti gli strumenti del pittore a destra, ma San Luca era anche scultore. Quindi questa pratica del ritratto, qui ancora Orsola Maddalena Caccia, è una costante della pittrice, della pittura delle donne, dell'arte donnesca del dipingere. E qui vedete il bellissimo autoritratto di Artemisia, composto a Napoli nel 1637, per Cassiano dal Pozzo, e qui vedete appunto il dipinto che è in mostra a Gand. In mostra a Gand questa serie di Giuditte, perché è vero che Giuditta è un tema femminile, Giuditta di Lavinia Fontana, questa Giuditta datata 1600, firmata e datata, rappresenta sicuramente una signora bolognese di gran qualità come Giuditta, ma Giuditta va interpretata come grande interprete della libertà di Israele, colei che difende la libertà di Israele, colei che vendica la morte del suo uomo, vendica il suo popolo della morte del loro capo, va bene, non come ammazzatrice dell'uomo, castratrice dell'uomo e colei che odia l'uomo, no, lei è, ecco, questa è un'altra Lavinia Fontana a Roma, bellissimo quadro in una collezione polacca, purtroppo tagliato, una tela bellissima che è rovinata, ma che è probabilmente proprio in quel momento in cui Lavinia è a Roma e vede Caravaggio. Vedi, questo è proprio un quadro molto interessante, purtroppo tagliato e rovinato, ma sempre questo tema della Giuditta, vendicatrice del suo popolo. Ecco, e Giuditta è anche questa più manichea, questo ritratto più idealizzato, se vogliamo, preziosissimo, ricchissimo, di Fede Galizia, che è un'altra delle pittrici evocate nella mostra di Gand, dipinto che è alla Galleria Borghese e che abbiamo avuto grazie al prestito concessoci dalla direzione di quel museo.
questi prestiti fiorentini, cioè Giuditta e la Fantesca di Palazzo Pitti, dove c'è questa natura morta di stoffe, che naturalmente disegno da modello, che naturalmente Artemisia pratica moltissimo con il padre Orazio, vedete questa è nella Cleopatra, anche questa in mostra a Gand, non solo panneggi studiati, panneggi disegnati dal vivo, ma anche nature in posa, come il piccolo cestino che nascondeva l'aspide del letto sul letto di Cleopatra, questo quadro bellissimo di una collezione privata che abbiamo avuto anche questo in mostra. Nature morte, nature piuttosto in posa che non morte, sono appunto l'argomento, sono il soggetto, tra i soggetti, il soggetto preferito di Fede Galizia, figlia di un grande miniatore veneto di stanza a Milano, e di questa grande artista abbiamo avuto il privilegio di poter contare su 4 nature in posa di collezioni private e di musei. Questa è di una collezione di Bergamo, l'altra era questa è dell'Accademia del Museo Alla Puzzone di Cremona, e questa è della Spezia, questo straordinaria piatto presentoire con delle pere mature anche troppo, no? Quindi questo genere sono generi legati alla preghiera, anche questi sono generi che erano frequentati e ammirati dal Cardinal Borromeo, ma anche dal Cardinal del Monte. Sono quei generi che avevano anche reso grandi pittori come Michelangelo e Caravaggio famosi. La natura in posa e le vanitas, il momento in cui la natura incomincia a perdere la sua freschezza, a corrompersi, come in questi bellissimi pannelli di Fede Galizia, vedete? Nature in posa e dipinti di fiori anche per la suora pittrice, per Ursula Maddalena Caccia, in cui appunto vedete questi mazzi di fiori coltivati sulla loggia o nel piccolo giardino del monastero, vedete come ben 3 gruccioni di questi uccelli migratori dal Nord Africa verso il Nord Europa si fermavano su questa loggia. Erano 2 fino a quando nel 2004 non facemmo restaurare a Biella la tela che arrivò in pessime condizioni dal comune di Moncalvo, la facemmo pulire e trovammo il terzo uccello, ovvero sia quello lì sotto, in questa sottile, in questo sottile emblema, simbolismo di queste preghiere di cui la Ursula Maddalena Caccia aveva una produzione abbastanza importante e vendeva alle principali corti del Nord Italia. Ecco, quindi qui concludiamo con le novità di questa mostra di Gand, ovvero sia una bellissima pergamena non finita, ma eseguita in Francia probabilmente per le rose, la specie delle rose ritratte in questa composizione, ritrovata nei depositi dell'Accademia Carrara di Bergamo e fatta restaurare dal Museo di Gand. Fatta restaurare al Museo di Gand, quindi vedete che la pergamena non era in ottimissime condizioni, ma in realtà abbiamo ridato a questo pezzo una grande pergamena di queste dimensioni, abbiamo dato la possibilità di essere, diciamo, di essere aggiunta al corpus della Garzoni. Quindi il corpus della Garzoni, di cui l'Accademia di San Luca, come il professor Boschini ricordava, ha il famoso album, che album è stato anche questo, secondo le indicazioni dell'Accademia, restaurato per l'occasione della mostra di Gand, a cura spese di Gand. Ecco,
Qui vedete alcune pergamene scientifiche, soprattutto le farfalle, perché proprio l'occasione della mostra di Gant ci ha permesso di mettere a fuoco la vera formazione di Giovanna Garzoni, che appunto crebbe a Roma, giovanissima, all'ombra di Federico Cesi e Cassiano Dal Pozzo. Infatti Giovanna Garzoni è l'autrice delle tavole più belle della sintassi plantaria cesiana, conservate a Parigi, e il confronto proprio con le pergamene dell'Accademia di Bologna ci ha permesso di fare questo parallelo con la giovane Giada Pulicicchio, che ci ha firmato le schede delle opere della Garzoni nella mostra di Gant. Quindi scoperte molto interessanti, e scoperte anche, diciamo, ritrovamenti come questa tela, questa Madonna con bambino non finita, una tela che era molto coperta di pinture, appesantita enormemente, che è stata liberata da tutte le ridipinture e studiata da Cinzia Pasquali per la mostra di Gant, e questa bellissima Madonna, come vedete, dipende, è la quarta versione della Madonna del Granduca, che è quella in alto, dipinta da Artemisia intorno al 1615, 16, 17 a Firenze, o quella precedente conservata alla Galleria Spada di Roma, che anche lei ha prestato opere importanti, come un ritratto attribuito al sofonista Anguissola di grande qualità, e come un'opera di Orsola Maddalena Caccia, San Francesco sollevato dagli angeli, che appunto sono entrambi in mostra. Questa Madonna è attualmente alla mostra su Caravaggio a Parigi, quella della spada, che non è molto caravaggesca, però è lì, e quella sopra invece agli Uffizi. Questa Madonnina, questa di collezione privata francese, andata in asta, considerata come copia, eccetera, è stata studiata e analizzata da Cinzia Pasquali, che ha rivelato che tutti i colori, dunque il colore del manto è lapislazzulo, e quindi un colore che Artemisia usava con parsimonia, con attenzione, soprattutto le era pagato a parte, molto caro era allora il colore azzurro del lapislazzulo, la polvere di lapislazzulo, e poi l'altro colore, questo colore violetto, è una lacca che Artemisia riusciva a ottenere con la garanza, diluendola con il bianco di piombo, facendo questi colori molto raffinati che lei produceva e sapeva produrre, e quindi sono dei colori che ritornano esattamente in altri dipinti autografi della pittrice. Quindi questa Madonna non finita nella fascia del bambino, intorno sullo stomaco del bambino, non finita nell'attaccamento della manica al vestito della Madonna, e in altri dettagli, poteva essere una di quelle lasciate nello studio dell'artista quando fugge da Firenze nel 1620 per alla volta di Roma. Comunque questa è una proposta interessante, che ci ha permesso appunto di aggiungere all'opera di Artemisia Gentileschi una proposta verosimile probabilmente, e non legata al commercio che attualmente si sta accadendo su quest'artista, con cifre da capogiro e via dicendo, e poi attribuzioni anche molto discutibili. Comunque finiamo con la grande pittrice di Ascoli,
con la benefattrice dell'Accademia di San Luca, perché Giovanna Garzoni, come Pietro da Cortona, come altri grandi artisti nella Roma del Seicento, lascia tutto il suo patrimonio a questa Accademia. Il ritratto che la dipinge Vecchiotta, lei muore nel 1670, nata nel 1600 ad Ascoli Piceno. Questo ritratto è probabilmente intorno al 1665, dipinta dal grandissimo Carlo Maratta, principe di questa Accademia e amico personale della grande miniatrice, che appunto, ricordo, lascia tutta la sua eredità all'Accademia. Quindi di lei e di questa scoperta abbastanza straordinaria dei codici di Parigi, cioè delle immagini al microscopio galileiano, volute dal principe Federico Cesi per il suo catalogo delle piante, di piante botanico, lo vedremo il 6 febbraio, per gentile invito del professor Moschini dell'Accademia, e quindi rimando allora, diciamo, una discussione più dettagliata su questi materiali e su questa grande pittrice italiana e grande interprete appunto di quella che è stata non solo una vita consacrata all'arte, ma anche una vita consacrata alla grandezza di Roma, perché queste pittrici erano anche usate non voglio dire agenti segreti, ma come informatrici, come grandi quasi come ambasciatrici, inviate alla corte di Parigi, alla corte di Londra, erano in qualche modo protagoniste di quella che Roma affermava come la sua riforma cattolica, la sua grandezza sul continente, per riaffermare, diciamo, l'importanza, la centralità di questa nostra città, diciamo. Ecco. Quindi grazie. E... non abbia mostrato nulla delle due pittrici che sono vissute poco, le più giovani, Elisabetta Sirani e soprattutto la Virginia Vezzi, anche perché avresti potuto far scoprire al pubblico un quadro straordinario, Virginia Vezzi o D'Avezzo, e poi la moglie anche di Simone Vouet, e qui mostraci un quadro pazzesco di una modernità incredibile, dove c'è un ritratto di Simone Vouet recuperato parzialmente, per cui diventava un'opera modernissima, forse tra le più sconvolgenti, diciamo, della carrellata. Ecco, però insomma, era questo per dire che c'era questa straordinaria presenza all'interno della mostra anche di Simone Vouet. Un'altra osservazione che volevo fare, in attesa che il pubblico predisponga delle domande da farti, è quella: tu hai parlato della scoperta recente dell'Artemisia, sì, del suo uso parsimonioso che veniva, sì, pagato a parte del lapislazzo, però voglio rivendicare che anche il primo disegno su pergamena dei 22 disegni dell'Accademia, sono tutti disegni, sì, di naturalia, dalle carrube, melograni, eccetera, però il primo invece è a carattere religioso, perché è una Madonna col Giovannino, col bambino e San Giovannino, anche questo non finito come quello di Artemisia, però nella parte bassa ci sono degli azzurri parzialmente di lapislazzolo e di altre materie, diciamo, preziose. Ecco, ci chiarisci un po' questo aspetto? Beh, la Garzoni aveva anche lei colori molto preziosi, però un conto è farne 5 cm quadrati, un conto come Artemisia farne quasi un metro quadrato, capisci? Quell'azzurro sulla Cleopatra, che probabilmente fu dipinta per il Duca di Alcalà, quando Artemisia andò a Napoli nel 1630, fu invitata, parlavo di queste artiste diplomatici che venivano portate qua e là. Nel 1630 il Duca di Alcalà, nuovo viceré di Napoli, invita
gli artisti a Napoli per accogliere l'infanta Mariana che andava a sposare il cugino Ferdinando, arciduca Ferdinando a Trieste, quindi fa questo periplo dell'Italia e si ferma a Napoli, sverna a Napoli. A Napoli viene corteggiata da una serie di grandi pittori, ovvero sia Massimo Stanzione che ritorna da Roma in aprile, Artemisia che sbarca a Napoli nei primi mesi dell'estate e sbarca come una pittrice accademica, amica di Simone Vouet, riverita, servita e riverita con segretari, assistenti, sua figlia senza marito, questo marito non si sa che fine abbia fatto, infatti lei scrive a Tiziano Pozzo e chiede: mio marito, avete notizie di mio marito? Perché in realtà lei stava con l'amante, ma l'amante non era sempre lì, insomma l'amante come tutti gli amanti va e viene. Ma i colori li pagavano a parte, capisci? Qui vedi questa della spada, c'ha il lapislazzolo, c'è qui il direttore della spada che ci può confermare che la versione della spada, che è considerata come cronologicamente la prima, ovvero sia questa sotto, ha il manto in lapislazzolo. La Madonna del Granduca, quella di sopra, invece in azzurrite. Queste Madonne erano tutte fatte con i cartoni e questi cartoni lei li faceva come il padre, come tutte le botteghe dei pittori, soprattutto toscani, ma anche romani credo, preparavano i cartoni e li mettevano da parte, li usavano in un pezzo e nell'altro. Ci sono composizioni di Orazio Gentileschi che si vede chiaramente come dipinti con un cartone al contrario. Questi cartoni evidentemente Artemisia li porta a Firenze con sé nel 1613, dopo il matrimonio con Stiattesi, questo marito diciamo utilitario che lei ha, questo matrimonio utilitaristico che lei fa, porta i cartoni e poi ci dipinge altre opere. Questa dipinta con gli stessi cartoni, sono le stesse identiche dimensioni, al centimetro, capisci? Che vuol dire? È pazzesco. E chiaramente il manto della Vergine della versione di Caen, questo è in una collezione di Caen, o il manto della Vergine della spada, sono molto più ampi rispetto a questi giacinti meravigliosi di Bergamo, oppure al vostro disegno, della vostra disegno tratto dal Sassoferrato, mi pare. Sì. Prima sembrava forse da Raffaello, sì. Da Cipriani nel 63, sì. Lo scrive. Ecco, e poi queste invece dipingevano con l'azzurrite, la suora, la badessa, mentre Fede Galizia usa il lapislazzolo. Qual è la differenza? Che il lapislazzolo non si ossida, quindi l'azzurro, voi vedete gli azzurri nei dipinti antichi che rimangono azzurri, sono a base di polvere di lapislazzolo e costava all'epoca moltissimo. E io vi dico questo perché l'ho imparato io stesso dalle lettere della Gentileschi, che praticamente veniva inseguita dal Granduca, dal guardaroba, dagli ufficiali della guardaroba Medicea, per aver sottratto 50 scudi d'azzurro d'oltremare, come si chiamava il lapislazzolo. Perché allora il lapislazzolo veniva dalle cave dell'Afghanistan, portato a dorso di mulo e via dicendo, quindi costava moltissimo. Ecco, questa è la differenza. Ecco, vedete come questa Cleopatra, che è grandezza naturale, in questa Cleopatra tutto il manto è tutto di lapislazzolo. Ah, non vedete niente, è tutto è di lapislazzolo. Ecco, se lui è per Paolo, grazie. Grazie, vedete? Tutto il manto e tutto il lapislazzolo, ed è una cosa veramente
impressionante, anche perché la materia è spessa, è una materia molto corposa, no? Ecco questo. Un'altra osservazione, poi passiamo la parola a Federico. Tu nel presentare una delle Giuditte con Oloferne, quella della Gentileschi, invitavi a stemperare la dimensione trucida, diciamo, questo carattere un po' eccessivamente cruento della rappresentazione, spostando invece l'attenzione sul fatto che in fondo la rivendicazione non è nei confronti di un popolo sottomesso, eccetera. E questo in qualche modo parla anche di questa necessità di rimanere entro certi limiti, perché molte di queste artiste che si sono cimentate sì con il tema cruento della Giuditta con Oloferne, ma si sono cimentate anche con una dimensione più quotidiana, più intimista, perché ricordo dal 1528 era molto diffuso il cortigiano di Baldassarre Castiglione, per cui la donna, dimensione funebre, imponeva la conoscenza del canto, la conoscenza di saper suonare uno strumento, la dedizione, diciamo, alla poesia, alla musica, alle lettere in generale, ecco, per cui c'era anche questo stemperamento, diciamo, al femminile, proprio in nome di questi dettami del Castiglione, in fondo, no? E questi si riscontrano in molte di queste autrici che tu hai presentato. In tutte. È per quello che le abbiamo chiamate, che io ho insistito per chiamarle le signore del Marocco, le dame du Maroc, perché erano loro, la loro ambizione, a parte Sofonisba, che era di una famiglia importante e quindi con un'educazione straordinaria, ma loro tutte vogliono essere trattate da signore. Nelle lettere di Artemisia c'è sempre questo desiderio di essere trattata a un livello più alto, che non figlie di artigiani, perché poi i pittori erano artigiani come tappezzieri, erano come, cioè il pittore non era considerato, era considerato come un artigiano. Poi c'erano i pittori straordinari che allora arrivavano in un'altra classe sociale. Baglione fa di tutto per ottenere il cavalierato dello Sperone d'Oro da Paolo V e ci riesce. Massimo Stanzione lo fa con i Barberini e ci riesce. Grandi pittori elevati a un rango nobiliare, va bene? Queste signore erano anche loro, le vedi sempre parate di gioielli negli autoritratti, o comunque accademiche, o comunque donne fuori del comune, no? E quindi questa qualità della signore lo vediamo nell'autoritratto di Lavinia Fontana alla Spinetta, in altri autoritratti di Sofonisba, sempre alla, che suona virginale o Spinetta, e lo vediamo negli atteggiamenti di Artemisia, che appunto scrive a lo stesso Cassiano dal Pozzo chiedendogli la licenza di avere il suo cappellano segretario, un certo Diego Campanile, a Napoli, che appunto era un religioso per forza di cose, ma con facoltà di essere armato. Quindi un religioso armato per proteggere la signora. C'è sempre questa voglia di nobilitarsi attraverso quest'arte eccelsa, quest'arte unica, perché le donne non erano normalmente dei pittori, queste eccezioni erano nell'occhio del ciclone, e quindi tutte sono state tutte estremamente riconosciute nel loro tempo. Poi dovete pensare che il Settecento ha cambiato molte cose, l'Ottocento ancora di più, ma il ricordo di della grandezza di queste signore è ancora presente nell'Anzi, che vi consiglio di leggere perché è un testo meraviglioso, la storia pittorica dell'Italia, dove queste signore sono tutte riconosciute nella loro grandezza, compresa la Orsola Maddalena Caccia, la badessa di Moncalvo, o addirittura la Moncalva, va bene, conosciuta alla corte di Torino, alla corte di Mantova, riconosciuta in curia, adorata dal vescovo di Casale, via dicendo.
Quindi ecco, questa dimensione sociale è molto importante, come anche negli uomini. Un po' sono stati studiati i pittori cavalieri, eccetera, ma la critica che hanno posto alcuni a questa mostra, a questa idea di mostra, diciamo, è proprio quella, dice, ma così si svilisce la pittura delle donne mettendole tutte insieme, facendo un caso della pittura femminile. Il caso della pittura femminile c'è, perché è nato tutto insieme, perché è nato proprio in quel momento della controriforma o riforma cattolica, e tutte queste signore sono state quelle che hanno difeso la fede di Roma. Perché a Londra, mi spieghi che ci andava a fare la Garzoni a Londra nel 1640, insieme alla Gentileschi che era lì con la scusa che il padre moriva e via dicendo. Tra l'altro in queste mostre abbiamo anche cambiato la data di morte del Gentileschi, che tutti dicevano fosse 1639, quindi Artemisia non era ancora arrivata a Londra, invece no, perché scriveva l'agente del Granduca di Toscana con la data toscana, quindi lui è morto nel gennaio del 40, ma il segretario granducale scriveva gennaio del 39, capisci? E ha tutta la critica dietro. Per farvela breve, uno non deve sbagliarsi, e quello che ci ha insegnato, questi documenti straordinari della Gentileschi, è proprio che non bisogna mai leggere con gli occhi di oggi le storie di ieri, non bisogna mai etichettare con gli occhi con i risultati della psicoanalisi del Novecento i problemi o le realtà del Seicento. Come non si può, appunto, libri come libri sull'omosessualità di Guido Reni, mi spieghi tu come l'omosessualità non esiste, non esisteva, al tempo non esisteva. Quindi come fai a scrivere un libro su i gusti omoerotici di Guido Reni? Capisci che è tutto un po' da rivedere tutto questo, cioè ammiro le persone che consultano i documenti che stanno molto in archivio, perché è solo con l'archivio che si riesce a capire com'era la realtà di un tempo. E quindi in qualche modo queste signore del barocco sono interpreti del loro tempo, e sono tutte incensate dalla Chiesa di Roma. Questo è il risultato. Bene, grazie di nuovo Francesco. Ho pensato a fare alcune domande. Sì. Può venire qua. No, non riesco a capire che cosa volesse intendere il professore dicendo che non esisteva l'omosessualità, cioè categorizzata in quel senso, perché mi sembra che sappiamo tutti che nell'antica Grecia ci fosse. Sì, certo, non esisteva categorizzata in quel tempo, in quel modo. Sì, c'era, ecco, quindi certo, ma volevo dire. Sì, sai, l'amore non serve le persone nello stesso senso, è sempre appunto, però voglio dire, perché non può. Ma non è un peccato, cara, l'amore non è un peccato. No, ma io non ho. Quello che era un peccato era il gesto, la pratica di un certo tipo, che come per gli ebrei mangiare il maiale era negato, per tutti l'atto di sodomia era completamente condannato. No, ma voglio dire, non era categorizzabile, ma però c'era stata la Chiesa Cattolica, quindi era peccato l'omosessualità. No, niente, l'amore non era peccato. Ma scusi, nella Chiesa Cattolica sì, però. No, l'amore non è peccato, no.
lei può amare un'altra donna, io posso amare un altro uomo, se c'è un amore come fai a essere? Sì, ma mi scusi, però l'atto non è... L'atto è un'altra cosa, l'atto è un'altra cosa, scusi, l'atto è un'altra cosa, o no, o mi sbaglio? No, non lo so, forse mi sbaglio. Che dite voi? È chiaro? Vorrei mantenere una sorta di limbo questo e non è male. Passare a qualche altro problema. Meno male che almeno ridono, stasera ridono. Si ride qui normalmente. Non ci sono domande? Sì. Speriamo, sai, questa noi l'abbiamo, siamo riusciti a farla con i fiamminghi, che sono molto risparmiatori e molto onesti e non scialacquatori, quindi con un budget ridottissimo siamo riusciti a fare questa mostra, che era comunque importante. 50 opere, l'allestimento avete visto semplice, solo di qualche colore, così. Se riusciamo a trovare qualcuno che racimola qualche fondo, si potrebbe rifare, ma anche Bologna vorrebbe rifarlo. La Davia Bargellini, i musei civici bolognesi darebbero tutti i loro prestiti. Potremmo rifarla con opere italiane, solo con opere italiane, e verrebbe una mostra bellissima. Magari scoprendo altri documenti, qui guardo la Valentina Ciancio, perché anche lei è stata parte della grande circo di Artemisia, cioè, capito? Non lo so, sarebbe bello farla a Roma. Una curiosità, visto che non avevo domande dal pubblico, il ruolo di Scipione Pulzone, per esempio, come ritrattista, è stato importante per alcune di queste 8 artiste? Purtroppo sì, nel senso che Scipione Pulzone è stato un grande ritrattista. Lavinia Fontana comunque opera prima di Scipione Pulzone e anche Sofonisba Anguissola. Artemisia Gentileschi già si discosta di Pulzone, da Pulzone, perché Artemisia è già molto più innovatrice, come avete visto da quel bellissimo ritratto della principessa di Albano. E comunque sì, Pulzone è importante, però questi ritratti delle donne non sono... Pulzone faceva ritratti di stato la più parte, non erano ritratti intimi, mentre queste signore erano più ritrattiste, entravano nel privato, come anche Sofonisba ha fatto diversi ritratti alla corte di Spagna, ma non erano mai ritratti di stato come quelli di Pulzone, non erano mai ritratti da parata, erano ritratti sì con gioielli, attributi eccetera, ma non erano mai ritratti appunto, vedi, erano sempre ritratti più intimi, diciamo, ecco, vedi, questa è estremamente apparecchiata, no? Con questo abito straordinario di tela d'oro, tutta d'oro, velluto e oro, velluto nero e oro, latrina d'oro, va bene. Un abito che sembra leggermente precedente, più antico. Gli abiti, come sai, si tenevano, si riutilizzavano, no? E questo appunto non è un ritratto pulzoniano. È Artemisia nel 1620-21 circa, ma anche i ritratti di Sofonisba più antichi non hanno molto di Pulzone, ecco. Devo dire che un'altra nota positiva di questa mostra, non ricercata ma data oggettivamente dalla realtà della situazione, è che si è riuscito a ricostruire una sorta di geografia territoriale, no? Con chi veniva dal Monferrato, con chi veniva da Genova, dalle Lettri, no? Da Bologna, sì. Per cui viene fuori un discorso proprio di connessione proprio a livello di
scenario complessivo del paese, diciamo. Sì, erano tutte connesse dalle varie diocesi, dai vari, perché per esempio Orsola Maddalena Caccia nel 1622 fa una pala con i santi Ignazio e San Francesco Saverio subito dopo la canonizzazione, quindi questa suora badessa di clausura chiusa a Moncalvo nel suo monastero era a corrente immediatamente di quello che succedeva a Roma attraverso il suo amico vescovo di Moncalvo, questo Scipione Agnelli Mantovano, di grande famiglia mantovana, che era diventato appunto vescovo di Moncalvo, essendo il vescovo di Casal Monferrato, essendo il Monferrato territorio di Mantova. Quindi no, era una corrente di tutto, viaggiavano, le notizie si diffondevano. Dai vostri documenti dell'Accademia la vita di Giovanna Garzoni, estremamente movimentata, da Venezia a Roma, di nuovo a Venezia, poi a Napoli, da Napoli a Torino, da Torino a Parigi, da Parigi a Londra, poi di nuovo a Roma. Quindi queste viaggiavano molto, viaggiavano accompagnate da uomini. La Garzoni non si è mai sposata, probabilmente era una suora laica accompagnata dal fratello Matteo. Matteo Garzoni è sempre con la sorella. Il lasciapassare del residente spagnolo a Venezia per farla arrivare a Napoli dal Duca d'Alcalà nel 1630, che voi conservate qui in Accademia, la descrive con il fratello Matteo, è sempre con il fratello Matteo, a Parigi va con il fratello Matteo. Quindi viaggiavano con uomini, accompagnati da uomini, non potevano viaggiare da sole, non potevano predisporre delle loro vite da sole, questo era chiaro, lo dicono tutti, lo dicevano le critiche degli anni 50. Non è che io stia facendo un revisionismo di quella che è stata la critica, se vogliamo, della pittura femminile nella seconda parte del Novecento, ma stiamo cercando di leggere queste vite, questi documenti, in un modo, non so, che faccia un po' più senso, piuttosto che non, appunto, Giuditta, che è un simbolo di libertà, è un simbolo antico di libertà. Il rilievo con la storia di Giuditta sul Duomo di Milano, sulla facciata del Duomo di Milano, la Giuditta fiorentina è un simbolo della libertà di Firenze, capisci, come il David, no? Il debole che vince il forte, che vince l'usurpatore, la libertà civica, capisci, non è l'odio della donna per l'uomo, non è la frusta, capito? È quello che voglio dire, quindi, no? Ci sono... È cambiata la moda. Ci sono dei grossi storici dell'arte qui in sala, bisogna fare attenzione, ma è cambiata la moda. Cioè il Settecento, queste signore sono ancora acclamate dall'ANSI, ma poi piano piano a scemare, piano piano si perdevano i documenti, piano piano non si riconoscevano più le mani, Sofonisba non si riconosceva rispetto a Lavinia che firmava tutto e scriveva tutto, o Artemisia che faceva firmare opere anche non sue. Artemisia firmava soprattutto a Napoli anche opere non sue, erano firmate Artemisia Gentileschi perché venivano vendute come Artemisia Gentileschi. Quindi qui le attribuzioni, gli originali, nel momento in cui c'è questo enorme studio di Artemisia a Napoli con le attribuzioni diverse, cioè aveva il fiorfiore dei giovani pittori nel suo atelier, quindi come fate voi a fare le attribuzioni, le Artemisia di sicuro, questa no, quella sì, devi studiare bene, molto, studiare, affondare tutto, il mercato purtroppo molto spesso imbroglia le cose in un modo terribile, capisci?
E così anche le mode, queste mode, le mode del grande pubblico, insomma. Se non ci sono altre domande, chiederei di dire qualcosa di più. Può venire qua. Lo dico più forte. Di dire qualcosa di più su questo aspetto, il rapporto contro riforma con quest'area, con queste pittrici, come, perché emergono il rapporto alla riforma cattolica, come diceva. Se può dire qualcosa di più su questo. Beh. È un'equazione. Queste signore escono allo scoperto, diciamo, escono allo scoperto nel momento dopo l'ultima sessione del Concilio di Trento, come abbiamo detto, 1664, quando il culto delle immagini è molto incoraggiato da una frase molto corta delle risoluzioni del Concilio di Trento e poi però da un'attività estremamente diffusa che andrebbe studiata da parte delle istituzioni religiose diverse, nelle diverse parti d'Italia ed Europa. Quindi, culto delle immagini, queste donne pittrici, rarità nella rarità, una grande pittrice era una rarità per l'epoca. Queste grandi pittrici escono fuori e sono acclamate come grandi pittrici, quindi grandi rarità. E quindi così vengono fuori una dopo l'altra. Figlie di pittori, allieve dei padri, nipoti di pittori, di grandi famiglie di artisti, escono allo scoperto, vengono riconosciute e il Vasari per primo riconosce Sofonia di Banguessona, il Vasari per primo, gli altri a seguire. Baglione, per esempio, Giovanni Baglione nelle sue Vite dei pittori non cita nemmeno Artemisia Gentileschi. Quindi non era una cosa di tutti di riconoscere donne pittrici. Lavinia Fontana è riconosciuta invece molto dal Malvasia, incensata dal Malvasia. Come sono venute fuori? Non lo so, il Papa le invitava a Roma, Gregorio XIII invita la giovane Lavinia Fontana a Roma e lei diventa pittrice papale. Quindi non so, certo, sono tutte affermazioni che forse andrebbero anche studiate, approfondite di più, perché no? Certo. È materia di ricerca, in questo senso non è possibile determinare delle linee. No, non ho la certezza, però questo punto di vista, questo taglio, mi sembra molto più, se vogliamo, realistico che non. Non c'è nessun'altra applicazione. Ma non possiamo fare un dialogo, scusate, viene qua, si fa sentire da tutti. Va bene. Allora direi che possiamo chiudere la serata. La ringrazio Francesco Solina, avremo un altro incontro molto apparentabile all'incontro di questa sera con altre personalità legato all'uscita monografica, una raccolta d'atti dedicati e offerti alla prematuramente scomparsa studiosa americana Gershwin su temi al femminile ma nell'epoca giorgionesca, curato da Costanza Barbieri il 25 mi pare, però sulla data posso essere impreciso, ma controllato comunque su web perché è tutto già prefissato. Grazie a tutti voi e grazie di nuovo a tutti.